Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi vi porto con noi presso la Certosa di Trisulti, dove ci siamo recati il 25 dicembre per la messa di Natale con i nostri cugini che così gentilmente ci hanno fatto da ciceroni. La Certosa è veramente una meraviglia. Qui cominciamo dal giardino all'italiana che ci conduce all'interno dell'antica farmacia. Penso che le immagini parlino da sole. Il soffitto è tutto decorato con trompe-l'œil di ispirazione pompeiana. Antistante la farmacia troviamo un piccolo salottino d'attesa, ancora in uno stato di conservazione ottimo. Ma torniamo alla zona esterna della Certosa, la prima zona che si vede in effetti è entrando sulla sinistra. C'è questa zona che sicuramente anche anticamente era destinata ad orto e subito alla destra dell'orto una vasca di dimensioni abbastanza importanti, caratterizzata da questa meravigliosa immagine in pietra della Madonna, proprio posta al centro. In verità la presenza di Maria è costante all'interno della Certosa. Guardate in questo altro giardino, in questa nicchia, quanto è bella questa Madonnina. E di nuovo qui, ad esempio, in questo altro angolo di giardino, guardate com'è delicata quest'altra immagine della Madonna. Attraverso quest'ampia scalinata scendiamo verso la piazzetta della Certosa, nel cui centro è posta questa preziosa fonte in pietra. Siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo potuto vedere sia il refettorio che state vedendo in questo momento, sia il bellissimo chiostro che non sempre è aperto. All'interno di questa boiserie c'erano alcuni accessi nascosti. Aprendo questa porta, ad esempio, si poteva accedere ad ulteriori tre cappelline nascoste. Questa è invece la chiesa principale dove si è svolta la messa di Natale. Ed infine il meraviglioso presepe. Guardate quanti dettagli, guardate quanti mestieri raffigurati. Un presepe veramente bellissimo. E salutiamo così Trisulti. Il giorno seguente, dopo un pranzo ricchissimo, abbiamo visitato Alatri e le sue mura ciclopiche.
Le mura ciclopiche sono costruite da megaliti. La datazione è abbastanza controversa, cioè chi addirittura le data al 1500 a.C., chi le data al VI secolo a.C. Ma Latri non è solo mura ciclopiche, il centro del paese è veramente molto grazioso e merita, secondo me, una visita. Per cui dopo queste brevi immagini appunto delle mura ciclopiche che racchiudono la parte più alta, Civita, che si trova a circa 500 metri di altitudine, percorreremo insieme alcuni dei vicoli più carini della parte antica del paesino, eccoli qui. Considerate che da Roma questi paesini non distano molto, quindi sia Collepardo dove c'è Trisulti, sia Latri, per cui sono veramente gite che vi consiglio di fare in un weekend. Degustare inoltre la cucina ciociara veramente merita. Siamo stati fortunati e ad Alatri abbiamo intercettato una bellissima mostra di presepi, una mostra molto originale perché al di là dei presepi più tradizionali tipo questo napoletano, ve ne erano molti realizzati da artisti locali, devo dire molto originali, ve ne mostrerò alcuni di quelli che più mi hanno colpito. Cominciamo comunque da questo napoletano che ovviamente è meraviglioso, come sempre gli abiti sono notevoli e le rappresentazioni sono assolutamente realistiche, i mestieri sono tanti e quindi sicuramente il presepe napoletano è fra i miei preferiti. Guardate ad esempio questo con quanto realismo addirittura riesce a rappresentare tutte le opere di pasticceria più classiche della cucina napoletana. Un presepe molto toccante ed originale è quello di Anna Petrucci, Natale in trincea. Viene raffigurata la trincea sul Piave e all'interno della trincea questo piccolo delicato presepe sulla montagna. Questo è veramente il presepe insieme ad un altro che ora vi mostrerò che mi ha toccato più di tutti. Soprattutto in un momento in cui il tema della guerra, ahimè, ci affligge in tante parti del mondo. Più leggero ma comunque originale questo presepe. All'interno della favola di Pinocchio, sulla sinistra, Geppetto ha realizzato in legno un piccolo delicato presepe. Anche in questo caso, all'interno di una scena quotidiana e sulla botte troviamo un altro piccolo presepe. Questo è l'altro bellissimo presepe, Amatrice raffigurata, distrutta, spezzata, ma comunque con la presenza del presepe. Questo è stato veramente qualcosa di toccante. Nella sua semplicità tenerissimo, questo presepe è realizzato direttamente all'interno di un nido vero di uccellini. Originale questo presepe realizzato direttamente all'interno di San Pietro e questo anche realizzato in un ramo d'albero imbiancato ed illuminato. Guardate com'è veramente sognante questo presepe. E qui una sorta di presepe Arca di Noè. Insomma, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like e non dimenticate di sottoscrivere il canale. Ciao ragazze, a presto e buone feste!